Lunedì 10 gennaio, il primo giorno delle nuove regole per il trasporto pubblico. Per ogni evenienza c'è la presenza delle forze dell'ordine all'imbarco di Formia per le isole di Ponza e Ventotene. In biglietteria bisogna avere il Super Green Pass o dimostrare di muoversi per motivi di studio o di salute. Altrimenti non si parte. Ci imbarchiamo per capire come questa nuova ondata della pandemia viene vissuta lontano dalla terraferma. Oggi più controlli col Green Pass, oggi hanno controllato veramente, l'altra volta prima no. La seconda dose è stata difficile da reperire perché comunque i turisti che venivano da fuori si venivano a vaccinare qui. Ci sono persone che il primo vaccino se lo vanno a fare oggi, perché fino adesso con la legge che è uscita degli over 50 sono costretti. Primo intervento, c'è un poliambulatorio qui, altrimenti se è qualcosa di grave oppure arriva l'elicottero. Ho due o tre persone che sono state portate in terraferma, intubate, se la cosa è grave lo chiamano, entro mezz'ora sta qui l'elicottero. C'era l'ordinanza che obbligava i passeggeri ad avere il Super Green Pass. Problemi che sono stati superati con l'ordinanza di ieri del ministro Speranza, che consente di poter viaggiare con il semplice, diciamo, tampone negativo. Per motivi di studio e per motivi di salute è possibile viaggiare fino al 10 febbraio prossimo. A Ponza la situazione sembra sotto controllo, ma come si vive nelle altre realtà? In questo momento particolare del Covid si è dimostrato che c'è un problema sanitario e nelle isole è ancora più evidente. Io abito a Lipari, la più grande dell'arcipelago delle Eolie, sprovvista di un punto nascita. Tu sei in dolce attesa? Sì. A che mese sei? Sono settimo mese della seconda gravidanza. Abbiamo un ospedale che sta avvenendo piano piano, disintegrato, abbiamo poco personale, alcune figure professionali non ci sono neanche, non abbiamo una terapia subintensiva. Tra la prima gravidanza e questa di adesso, hai trovato delle difficoltà maggiori? Sicuramente ora come ora spostarsi è più difficile. Sto vivendo una gravidanza tranquilla, però giustamente c'è lo spavento per quello che sta succedendo. Poi a Lipari in quest'ultimo periodo stanno avendo molti più casi di Covid. Quindi c'è più spavento per la mia salute, ma soprattutto quella del mio bambino. Con l'unico ospedale delle Eolie che ogni giorno perde un pezzo, con una sola ambulanza per tutta Lipari, in piena pandemia, non ci si può stupire se ogni problema si può trasformare in una tragedia. Il 6 gennaio, se non erro, che l'ambulanza era proprio impegnata in un caso Covid, una signora è stata male, ha avuto un'emorragia cerebrale. La signora è rimasta per terra dalle 8 del mattino. L'ambulanza, trasportando il caso Covid, avendo poi la sanificazione di tutto il mezzo, è tornata a prendere la signora alle 11. Non c'era l'elicottero disponibile, non c'erano i posti sulla terraferma. La signora alla fine è stata trasportata sulla terraferma circa alle 4 del pomeriggio. Ci vuole una legge speciale per le isole minori. Lo Stato non può fare cassa risparmiando sulla pelle degli isolani e tagliando i costi degli ospedali.